Grazie Roberto, grazie Lucio per l'invito. Qual è il ruolo per la medicina nucleare proprio alla luce delle tecniche più recenti? È un problema che ci poniamo anche noi medici nucleari. La scintigrafia ossea è stato uno dei cavalli di battaglia della medicina nucleare e il problema è di valutare se questa tecnica possa avere un futuro oppure debba essere soppiantata da metodiche più recenti. In sostanza in medicina nucleare abbiamo due possibilità di imaging delle lesioni neoplastiche ossee. Da una parte i traccianti osteotropi che sono stati, appunto come si diceva prima, il cavallo di battaglia, è stato ben spiegato prima come l'imaging dipenda dal bilancio tra attività osteoblastica e osteoclastica, l'imaging scintigrafico è sostanzialmente l'imaging dell'attività osteoplastica e quindi tanto più si ha rimaneggiamento con deposizione di nuova matrice ossea, tanto maggiore è il segnale scintigrafico, ma dall'altra parte abbiamo la comparsa in clinica di traccianti oncotropi che identificano la lesione sia primitiva che secondaria con meccanismi specifici che possono essere il metabolismo glicidico, il metabolismo proteico, l'imaging recettoriale e chi più ne ha più ne metta. Quindi da una parte traccianti osteotropi e per ciascuna categoria di traccianti possiamo avere la possibilità di imaging con traccianti beta più emittenti, quindi con l'imaging PET, con traccianti gamma, quindi imaging spectro, spec CT, e quando si abbia a disposizione radiofarmaci emettitori di elettroni di radiazioni beta, abbiamo le potenzialità terapeutiche, come prima si è sottolineato, ad esempio per quanto riguarda il trattamento del dolore osseo. È chiaro che passando dall'imaging con gamma emittenti all'imaging PET migliora la risoluzione anche nell'ambito degli stessi traccianti osteotropi. La PET con fluoro 18 sicuramente una maggiore risoluzione, una maggiore potenzialità diagnostica rispetto alla scintigrafia tradizionale. L'impiego è abbastanza limitato, non tanto perché non vi sia la possibilità di farlo, quanto piuttosto perché la pressione oncologica per l'impiego di altri traccianti è sicuramente maggiore. Ma come potete vedere dal bilancio tra la diapositiva precedente in azzurro e questa in rosso, le potenzialità in termini di scelta di traccianti che possono venire offerte dal tracciante oncotropo è sicuramente di gran lunga superiore. Il problema a questo punto è quello di identificare il tracciante migliore per il tipo, per la singola patologia e quindi utilizzare qualcosa di assolutamente specifico e con maggiori potenzialità, sia in campo diagnostico, sia in campo terapeutico, ma soprattutto differenziando tra imaging PET CT e SPECT CT. È chiaro che in 20 minuti si può fare avere un flash di quelle che sono le potenzialità e non avere un'analisi approfondita, per cui mi limiterò ad affrontare alcuni scenari clinici, quali il carcinoma della mammella, il tumore nero endocrino, carcinoma tiroideo differenziato, che è un po' uno dei cavalli di battaglia della medicina nucleare di Brescia, e il carcinoma prostatico. È fuori discussione che per quanto riguarda la semplice evidenziazione di metastasi nell'ambito del carcinoma della mammella, la PET aggiunge soprattutto in specificità. Qualsiasi lesione che produca un'attivazione osteoblastica, sia benigna che maligna, può determinare
un segnale positivo alla scintigrafia ossea, questo non avviene nell'ambito della PET con FDC. Ed è chiaro che quindi la specificità è sicuramente più elevata, anche se riconosciamo che la scintigrafia ossea abbia una elevata, comunque un'elevata sensibilità. Voi vedete qui una piccola lesione a livello tecale, è positiva alla scintigrafia ossea, che non lo è altrettanto alla PET-CT, quindi l'imaging PET si tratta di una lesione benigna documentata sia dalla CT soprattutto dalla risonanza eseguita nello stesso paziente. Queste sono multiple metastasi ossee da carcinoma della mammella, ma sicuramente quello che può derivare da un'indagine PET è sicuramente superiore in termini di identificazione di lesioni, sia in termini di numero, ma soprattutto per la possibilità di evidenziare non solo le lesioni ossee, ma anche lesioni parenchimali. Quindi la possibilità di evidenziare attraverso il segnale metabolico una serie di lesioni, in questo caso identificare addirittura le lesioni primitive, e quindi di definire dal punto di vista della stadiazione, sia della stadiazione sia dell'imaging del follow-up, una maggiore sensibilità, e in questo caso potete vedere come vengano evidenziate immediatamente con una lettura semplicissima le metastasi surrenaliche. Quindi non c'è dubbio che sia nella stadiazione sia nel follow up del carcinoma della mammella, io credo che la scintigrafia ossea come tale, qualora vi siano indicazioni cliniche sia in fase appunto di stadiazione sia in fase di restaging durante il follow up in presenza di un incremento dei marker tumorali, io credo che l'imaging PET abbia soppiantato completamente la scintigrafia ossea, che lo spazio per l'imaging tradizionale sia estremamente limitato. Abbiamo detto che non abbiamo solo la PET, ma anche l'aspect, in questo caso un aspect CT a bassa risoluzione, utilizzando traccianti per i recettori della somatostatina, possa identificare in maniera assolutamente con elevata sensibilità e specificità questo tipo di lesioni. Il vero vantaggio di questa tecnica è che oltre ad avere il tracciante gamma emittente e volendo anche emittenti di positroni, identifichiamo un tipo di patologia per la quale abbiamo anche a nostra disposizione poi il tracciante beta emittente per la terapia. Per quanto riguarda il carcinoma tiroideo differenziato, le potenzialità terapeutiche dello iodio 131, scusate, c'è stato un salto di diapositiva, ecco, questo si riferisce al quadro precedente. Questi sono i dati preliminari di una ricerca che stiamo conducendo sui tumori neuroendocrini con un radiofarmaco prodotto nell'ambito della nostra radiofarmacia. Fino ad ora sono stati trattati 18 pazienti con tumori gastroenteropancreatici, tumori midollari della tiroide e un caso di tumore della mammella che esprimeva recettori per la somatostatina. Come vedete, al controllo TAC e alla valutazione dei marker del follow-up, i dati sono relativamente incoraggianti, soprattutto tenendo conto che si tratta di pazienti come il precedente che avete visto, in cui non esistono alternative terapeutiche, in cui abbiamo
un numero di risposte parziali assolutamente soddisfacenti dell'ordine del 50% dei pazienti trattati, sia in termini di riduzione di massa che di miglioramento delle concentrazioni ematiche dei markers tumorali. Ecco, come si diceva prima, per quanto riguarda il carcinoma tiroideo differenziato, è ovvio che qualora la lesione metastatica manifesti una capacità di accumulare intensamente il radioiodio, abbiamo potenzialità sia diagnostiche sia terapeutiche. E in questo caso combinazione delle due tecnologie, soprattutto non certo questo tipo di TAC a bassa risoluzione, ma il completamento dell'indagine SPET con un ACT ad alta risoluzione, ci permette di quantificare le dimensioni di queste lesioni e quindi di poter stimare dal punto di vista dosimetrico la possibile efficacia del radioiodio. Ma il problema vero è quando abbiamo di fronte delle metastasi o comunque un incremento dei marker tumorali, nello specifico un incremento della tiroglobulina, in assenza di un segnale scintigrafico positivo ad un'immagine whole body con iodio 131. Il problema che ci siamo posto è quello di sapere se la PET in questo tipo di patologia possa aggiungere informazioni, e la risposta, la PET con FDG, la risposta è sì, qualora vi sia una massa neoplastica sufficiente a giustificare una uptake di fluorodesossiglucoso, tenendo conto di quelli che sono i limiti di risoluzione spaziale che anche la PET CT può avere. Quindi nella nostra esperienza un livello di tiroglobulina superiore a 21 nanogrammi millilitro ci permette di dire che la sensibilità e la specificità della PET con FDG per l'identificazione di lesioni metastatiche è dell'ordine dell'80%, scende al 50% per valori di tiroglobuline tra i 10 e i 20 ed è decisamente più bassa per valori di tiroglobulina compresi tra 1 e 10. Sicuramente la scintigrafia ossea mantiene un ruolo da primatore per quanto riguarda le neoplasie prostatiche. Questo semplicemente per il fatto che il fluorodesossiglucoso non è captato in maniera elettiva da questo tipo di neoplasie. Quindi anche una revisione recente della letteratura comparsa sul British Journal of Cancer identifica la scintigrafia ossea come lo strumento, il primo strumento per una stadiazione sia prima di una terapia ormonale o terapia o chemioterapia, sia nell'ambito di una potenzialità chirurgica, lasciando però a secondo livello la risonanza qualora il quadro scintigrafico osseo sia negativo pur in presenza di un sospetto clinico di lesione metastatica. In realtà però anche qui le potenzialità nuove delle radiofarmacie fanno sì che ci siano comunque nuovi traccianti che sono apparentemente migliori del tracciante ostotropo. In questo caso il tracciante di elezione della neoplasia prostatica è la carboniocolina. La carboniocolina è un tracciante che entra nella cellula attraverso un processo di fosforilazione, diventa un elemento fondamentale nella sintesi dei fosfolipidi di membrana, il cui turnover è particolarmente elevato nella neoplasia
nelle teoplasie prostatiche. E come vedete la positività della carboniocolina in presenza di un incremento di marker tumorali del PSA è particolarmente rilevante, andando a identificare almeno il 50% delle lesioni responsabili dell'incremento delle concentrazioni ematiche dei marker. Però anche qui questi sono dati del gruppo di Monaco, dipende dall'entità, dalle dimensioni, dalla quantità di tessuto neoplastico in gioco. Anche qui per valori di PSA superiori a 3 abbiamo una positività alla carboniocolina del 90% e scende proporzionalmente in funzione dei livelli di PSA. Ecco, diciamo comunque che questo esame non è un esame facile da eseguire per il semplice motivo che il carbonio ha una emivita di 20 minuti e che quindi la tecnica è fattibile laddove ci sia un ciclotrone ed una radiofarmacia attrezzata. Questo è uno un caso relativamente recente che abbiamo visto nel febbraio 2009. Sulla destra potete vedere qual è la complessità di imaging. La carboniocolina è utile per valutare il distretto pelvico per una valutazione delle strutture toraciche, un po' meno a livello addominale, laddove abbiamo una uptake da parte del fegato e dell'intestino che può mascherare la captazione. In ogni caso, in questo caso vedete una captazione elettiva a livello del bacino, a livello del pube. Abbiamo lesioni ulteriori e una piccola lesione sacrale che è stata considerata non significativa dai radioterapisti, per cui è stato fatto un trattamento unicamente a livello ischio pubico, tralasciando la lesione sacrale che pure aveva dato questo segnale alla PET con carboniocolina, e questo è quanto appare 7 mesi più tardi con l'incremento della fissazione, l'incremento delle dimensioni e la presenza di due lesioni bilaterali a livello sacrale. Quindi anche in questo campo la carboniocolina ha dei problemi, si diceva, di produzione. È distribuita da alcune compagnie la fluorocolina, che però non sembrerebbe avere le stesse potenzialità diagnostiche, ma anche comunque in questo caso, come vedete, anche la scintigrafia ossea e l'utilità della scintigrafia ossea può venire messa in discussione dai nuovi traccianti. Da ultimo, come ultima diapositiva, un breve accenno a quelle che sono le potenzialità nel tumore della prostata del trattamento palliativo del dolore osseo da metastasi. È una tecnica che è tuttora poco utilizzata, sicuramente perché vi sono delle alternative terapeutiche valide, ma in ogni caso è un trattamento efficace. Il primo trattamento permette una risoluzione del dolore o comunque una buona risposta tale da ridurre l'uso degli oppiacei con passaggio all'impiego di analgesici minori in circa il 70% dei casi, che scende intorno al 30% nei pazienti trattati in seconda istanza per un secondo trattamento. In conclusione, io credo che il ruolo della medicina nucleare oggi sia quello di identificare il corretto radiofarmaco per la corretta diagnosi. Come sappiamo tutti, la lettura della PET o della scintigrafia ossea non pone
grossi problemi diagnostici, probabilmente mia figlia studente di architettura potrebbe essere più brava di me nel identificare queste lesioni. Il ruolo del medico nucleare è quello appunto di gestire non la parte superiore della tecnologia ma la parte inferiore, cioè di far sì che ci sia una radiofarmacia in grado di produrre radiofarmaci da collocare al punto giusto nel percorso diagnostico dei nostri pazienti. E vi ringrazio.